poi in più ci sta che ci è rimasto attaccato il supporto del fresco. Ricordi e cartoline. Qua c'era la scritta di... Non era qua? Permettiti di riconciliarti con Dio, cosa del genere. C'era anche la registrazione dell'organo. Sì. Buonasera. Buonasera. Salve. Che ha collassato essere. Ah, è cambiato. Mamma mia. Qui la messa o Gesù? Cosa? Dov'è la messa? Qua non mi pare. Secondo me è quella piccola. Lo andiamo a chiedere. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli. E ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Ridesta, o Signore, la volontà dei tuoi fedeli, perché collaborando con impegno alla tua opera di salvezza, ottengano in misura sempre più abbondante i doni della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e viveremo con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un angelo che scendeva dal cielo con in mano la chiave dell'abisso e una grande catena. Afferrò il drago, il serpente antico, che è il diavolo e il Satana, e lo incatenò per 1000 anni. Lo gettò nell'abisso, lo rinchiuse e pose il sigillo sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni, fino al compimento dei 1000 anni, dopo i quali deve essere lasciato libero per un po' di tempo. Poi vidi alcuni troni. A quelli che vi sedettero fu dato il potere di giudicare, e le anime dei decapitati, a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano, essi ripresero vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. E vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva. Scomparvero dalla sua presenza la terra e il cielo, senza lasciare traccia di sé. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono, e i libri furono aperti. Fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti vennero giudicati secondo le loro opere, in base a ciò che era scritto in quei libri. Il mare restituì i morti che esso custodiva. La morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi, e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. E chi non risultò scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ecco la tenda di Dio con gli uomini. L'anima mia anela e desidera gli atti del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine nel nido dove porre i suoi piccoli. Presti i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio, cresce lungo il cammino il suo vigore. Ecco la tenda di Dio con l'uomo. Alleluia, alleluia, alleluia. Aleluya, aleluya, aleluya.
con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi guardandoli che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Nel Vangelo di quest'oggi Gesù racconta una parabola con una finalità molto precisa: imparare a leggere i segni dei tempi, imparare a leggere dentro le pieghe della storia, della vita, quello che accade, per sapere interpretare. Ecco, come un contadino o come qualsiasi persona che conosce un pochino, no, i segni della natura, vede che la pianta di fico inizia a mettere i germogli, allora dice inizia l'estate, ecco, da un segno noi ricaviamo una, come dire, un inizio di una stagione. Così Gesù ci dice: state ben attenti, cercate di leggere nella vostra vita, nella vostra storia, ma nella storia anche del mondo, i segni di una maturazione di un disegno di Dio. Se noi siamo persone che non sono, che non pensano neanche di leggere i segni dei tempi, cioè viviamo come se le cose ci scorressero, no? Come l'acqua su un piano di marmo che scorre senza penetrare, ecco, noi ci ritroviamo a non sapere interpretare la nostra vita. Ci troviamo a non sapere cogliere quando Gesù ci vuole dire qualcosa, quando il Signore vuole intervenire nella nostra vita, quando il Signore viene, verrà. E sappiamo che il Signore ci ha detto: io ritornerò, vado a prepararvi un posto, perché dove sono io siate anche voi. Ecco, il posto è il paradiso accanto al Padre, ma poi ha detto: ritornerò. Quindi la nostra fede, la fede cristiana, ci dice che il Signore tornerà. Quella che è chiamata la seconda venuta, no? Dopo la prima venuta, nell'umiltà, nella povertà dell'incarnazione, ci sarà la venuta gloriosa del Signore. Ora, noi sappiamo che la venuta del Signore c'è una personale per ciascuno di noi, e il giorno in cui lasciamo questa terra. Questa è la venuta, la seconda venuta di Gesù personale. Ma poi ci sarà una seconda venuta di Gesù per giudicare la storia, per giudicare la terra. Abbiamo ascoltato anche l'Apocalisse, no? Questo, come dire, questo dramma cosmico che è la narrazione dell'Apocalisse. Però è un dramma di salvezza, perché il Signore dice che nel suo libro lì ci saranno scritti i nomi di coloro che avranno reso testimonianza, di coloro che sono fedeli al Signore, di coloro che hanno voluto lasciarsi guidare dal Signore, da coloro che sono, che non si lasciano soprattutto ingannare. L'abbiamo sentito anche nel Vangelo di domenica, no? Non lasciatevi ingannare. Questa espressione è molto significativa, cioè non lasciarsi ingannare vuol dire: usa l'intelligenza, ti ho dato l'intelligenza, ti ho dato il discernimento, ti ho dato lo Spirito Santo, ma soprattutto ti ho dato la mia parola, perché è la mia parola
illuminata, è scritta, no? Per ispirazione dello Spirito, è lo Spirito che ti parla dentro e che ti parla nelle pieghe della tua vita e della storia, ti aiuta a comprendere. Ecco, allora noi dobbiamo farci una domanda, no? Ecco, come viviamo nel nostro pellegrinaggio umano? Vedete, qui questo non lasciatevi ingannare, oggi è molto, molto forte. Possiamo dire, oggi si parla tanto di bombe atomiche, no? Ma c'è una bomba atomica che esplode tutti i giorni, che è quella dell'informazione. Oggi il potere dell'informazione è straordinario. Straordinario nel senso bello anche per un verso, ma potentissimo anche nel male. Dove ci sono comunicazioni false, dove ci sono comunicazioni che vogliono ingannare gli uomini, l'umanità. Tutto mosso, da come abbiamo sentito nella Genesi, dal menzognero, dal Satana, il serpente antico, che è il menzognero, colui che presiede a tutto questo qui. E allora tutto questo ci deve trovare capaci, quindi vegliare, di non farci ingannare e quindi di discernere la voce di Dio, la volontà di Dio. E allora ecco qui Francesco a Ravenna ha meditato per 40 giorni il Santo Vangelo della Passione, si è, come dire, ha confrontato la sua vita attraverso la Passione di Gesù, ha cercato di entrare in profondità nel mistero della sua passione, che è un mistero di amore e un mistero di dolore, dove tutto il dolore umano viene assunto e sublimato nell'amore di Dio, e allora il dolore umano diventa salvifico. Francesco fa esperienza nella sua carne di tutto il mistero di amore e di salvezza, passando attraverso la croce. Ecco, allora per noi, e concludo, ecco il messaggio anche qui, vedete qui nella Robiana c'è scritto: voi tutti, è scritto in latino, traduco, o voi tutti che passate per la via, fermatevi e guardate se c'è un dolore simile al mio dolore. Ecco, Francesco qui ha fatto questo, si è fermato per 40 giorni per considerare il dolore di Dio, l'amore di Dio, interpretare la sua vita e la vita di quello che stava vivendo alla luce della passione, morte e risurrezione di Gesù, alla luce della Sacra Scrittura. Ecco, se noi facciamo questo, noi possiamo veramente, ecco, camminare in questo pellegrinaggio così duro, così faticoso, così anche ingannevole, ecco, sempre con la fiducia in Dio. E Gesù conclude: non passerà, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che facciamo, di bello, di santo, tutto, ecco, passerà. Rimane solo una cosa: la nostra unione con Cristo. Ma questa non è scontata. Ecco, occorre la nostra parte. Ecco, Francesco prima di morire ha detto: fratelli, io ho fatto la mia parte, il Signore vi insegni la vostra. Queste parole le raccogliamo anche per noi con senso di responsabilità, ecco, nella nostra vita, ma anche con gratitudine per l'esempio che San Francesco ci ha lasciato e per l'intercessione. Ecco, Francesco qui è presente con noi, la Madonna, con tutti i santi, e prega anche per ciascuno di voi perché possiate tornare alle vostre case, ecco, nutriti, illuminati dal suo esempio e dalla sua preghiera.
Canto numero 6. Ogni Signore i nostri Dio, ti amo, te lo
Preghiamo. Dio onnipotente, che ci dai la gioia di partecipare ai divini misteri, non permettere che ci separiamo mai da te, fonte di ogni bene, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia sempre la nostra forza. Andate in pace. Vediamo, grazie a Dio. Numero 46. Ave Maria. Ci ha provato ma è freddo. Dormirà qua San Francesco. Vuoi passare la notte qui? Che miseria, che freddo, che fa qua, che umidità, ti rendi conto? Ci credo che a 30 anni c'era le ossa distrutte. Se dormi qua poi l'inverno.
intorno andiamo qui dentro, c'è il letto di San Francesco, sì, e questo è quel targhettino che vi voglio far vedere, vedi? Se credi prega, se non credi ammira, se sei sciocco, sta visione del Signore. Sultano d'Egitto. Ho cambiato un po' il posto. Sì, Ashram 6. Era 1128 metri. Quando siamo andati alla grotta di Minarelli, ci stiamo disegnando assurdo,
Grazie.
tutte scariche da perdere, invece li dà. Allora, la prima cosa che facciamo, visto che non si fa mai, consacriamo. Consacriamo noi tutti, no, state seduti. Consacriamo a Dio Padre i frutti di questa giornata che staremo, poco più di un giorno che staremo insieme in questo bellissimo posto, molto spirituale. Quindi ripetete dopo di me la preghiera Padre nostro. Padre nostro. Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Sia santificato il tuo nome. Venga eternamente il tuo regno. Venga eternamente il tuo regno. Sia fatta qui ed ora la tua volontà. Sia fatta qui ed ora la tua volontà. Come in cielo e così in terra. Come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti in noi i nostri debiti. Rimetti in noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare alla tentazione. E non ci abbandonare alla tentazione. Liberaci dal male. Ma liberaci dal male. Amen. Ognuno ha parola con parole proprie, interiormente, offre a Dio Padre i frutti delle azioni di questa giornata che passeremo. Stiamo qua dentro, lasciatelo silenzioso, controllate quando vi serve, lasciatelo silenzioso, anche perché domani saremo molto spesso in chiesa, quindi è veramente brutto. Prima siamo andati a messa, sarà una signora andata a messa e schilla il cellulare, poi qua a chiesa non usano quella grande, usano quella piccola e stanno andando più. Quindi questo è un consiglio in generale, lo so che per lavoro e per tante altre cose è indispensabile, ma lo sforzo che dovremmo fare tutti è di razionalizzare l'uso del cellulare eliminando l'uso inutile. Questo non è consiglio perché il cellulare mangia tantissima energia e abbassa tanto il livello di coscienza, soprattutto chi sta parecchio sui social, quindi questo è un consiglio. Allora, per chi non ha mai fatto ritiri, questo non è un ritiro, perché vedrete che stiamo insieme già è finito, però cercate di viverlo soprattutto spiritualmente, quindi evitando, cioè anche stando leggeri, ma evitando la dispersione, il parlare eccessivo, perché questo giorno dovrebbe essere un momento per interiorizzarsi, visto che diverse persone, soprattutto le nostre insegnanti, abbiamo staccato un attimo dalla famiglia, quindi cioè non è che è una cosa grossa. Quindi usatelo per essere interiorizzate, per scaricare un po' la tensione.
Quindi chi ci riesce, perché sarà difficile pure farlo, ripetete costantemente, interiormente la preghiera del cuore. Vedrete che vi perdete, se vi perdete o ricominciate a ripetere. La preghiera del cuore è: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me. Se qualcuno non vuole, perché c'è un'accezione cristiana, però stiamo alla verna, però se non vi piace, vi focalizzate sulla respirazione, l'importante è che siate presenti e vi interiorizzate. Ultimo aspetto, visto che poi festeggiamo qua a gennaio, iniziano i tempi bui, quindi inizierà la dieta. Chi è che domani sera viene a mangiare dal fascista, perché dobbiamo prenotare? No, il fascista si chiama Gabriele, è simpaticissimo, però c'ha le foto del busto di Mussolini. Ma tu vieni, ma c'è anche la cura. Allora, alzate la mano a chi viene. Siamo a spese di marzo. Ok. Allora, Vanessa, chi è che conta? Allora, facciamo il contrario. Alzate la mano a chi non viene. Allora, va bene. Poi tre di Roma, sicuro. Le quattro professoresse, sicuro. 7. Angela, no, 8. Ok. Vieni, Angela? No, non lo so, perché domani non lo so. Vabbè, vediamo. No, dobbiamo preparare quello che ci passa. Amici, allora per favore, a me siamo così, no, noi siamo così. Ti faccio sapere. No, dai, Angela, dai, o prenotiamo o non prenotiamo, quello ci fa storia, non facciamo. Dai, è una persona per le... Abbiamo fatto 30. Allora no, chiuso. Allora sono 4, 7, 9 persone che non vengono, siamo 21, giusto? Ok, 3, 4, 4. Siccome se macchina con loro, dopo mi loro chi? Con la spago Marco. Ah, Marco viene a mangiare? Ma Angela no. Quindi Angela viene a mangiare. Devi portare più la macchina, se Anna pure c'è la novità. Anna, ma tutti la prendono, ci mangiamo dopo la pizza. Cioè ci mangiamo la pizza e poi andiamo. Non vengono né 4 insegnanti, abbiamo trasformato insegnante Barbara, non vengono Roberto, Roberta e Gabriella che sono di Roma e non vengono Vidangela, quindi no, vino bene, allora siamo 22. Ok, a posto. Casomai lasci la macchina Angela, ti portiamo, non ti preoccupare. Quindi siamo 22. Ok, questo a posto. Sì. Poi, una delle cose più difficili che sto imparando, e poi qua abbiamo il nostro sindacalista che quindi sta facendo grande esperienza, è la capacità, che io chiamo di trasmutare, lui direbbe di mediare, quando ci sono situazioni di contrasto, di conflitto, avete capito, era una stupidaggine, ma già l'energia di contrasto tante le mie sarà pesante. Cioè, capite? Potete capire che quando si generano queste cose, o diventa un gioco di forza che è sempre distruttivo in assoluto, oppure ci deve essere qualcuno che accetta e si abbandona, o un altro che, se si fa lo scontro, invece di esasperare lo scontro, riesce a trasmutare. Dice, va bene, senza che esasperiamo il tono, cambiamo l'energia di fondo, quindi diventa, possiamo dire, accomodante, non esaspera le situazioni. Noi cerchiamo qua esempi di gente che sta trasmutando benissimo, giusto Sabrina? Giustissimo. Ho visto l'altro giorno Sabrina che mi ha martirio il collo, quindi non esageriamo. Non è stata la giuria? No, sì. Da quando è iniziato il fioretto com'è andata? All'inizio male, sono tornata a casa subito proprio, dopo che tutti i fioretti. Però dai, un po'. Dai, il fioretto di Sabrina, facciamo una cosa, dai, una bella cosa. Ognuno consacra un po' il fioretto, quello che vi pare. Deve essere una cosa che per lui è difficile. Capito? Non piatevi una cosa semplice, di una cosa. Lo facciamo adesso? Eh?
Allora, siccome chi fuma fino a Natale non fuma più. Allora Marco farà il fioretto che da oggi smette di fumare. Davanti a tutti, questa promessa sono da prendere come una roba giusta. 10, 12, 10, no. Marco ci prova, ma ragazzi, siamo tutti con Marco. Da oggi veramente, da questi tre giorni non potete fumare. No. Quindi smetti. Quindi smetti. Ok? Ognuno. Se no l'X arriva, come diceva nonna, l'X se arriva, no, no, Sabrina, Marco fa questo, io l'ho consigliato perché sarebbe un'opportunità per farlo, ognuno di altri si scelgono i fioretti. Marco, Sabrina vuole ingaggiare anche lei. E lo sai, Sabrina dovrebbe fare due. Ma due faccio? Perché io? Perché Sabrina noi puntiamo su di te, è il nostro cavallo di vicenda. Quindi i bambini, il tuo principale, perché quello dei figli e poi dopo lo so che partono sempre schiaffi, quindi non lo so che sono per te. La linea di casa. No, dai. Se smetti. No, no, veramente prova, ci sa. E ti sento di dire, no, c'hanno i miei figli. Continuano a leggere. Vediamo quando leggi, poi se dico Marco no, tu, io da supervira, Marco smetti. Supervira. No, però ci serve. Cioè prendete veramente questo punto qui, vedete voi la cosa importante che avete nella vostra vita. Poi se uno cade, Marco no, che è anche un esempio, non succede niente e poi il giorno dopo riprende, però prendete come un impulso in questa situazione per fare una cosa, un cambiamento positivo in cui ognuno sa che fate dietro. Ah, ma è una domanda, perché se uno invece non ce la fa fino a Natale sbaglia in uno sbaglio che... Niente, non c'è niente. È un discorso con se stessi che va miglioramento, uno ci prova e fa del suo meglio, cioè facendo un fioretto di sto genere sa che va a risolvere qualcosa che gli dà fastidio, quindi uno ci prova, poi se non gliela fa il consiglio mio è di riprovarci più intensamente per riuscirci. Io c'è il problema perché ogni tanto mi arrabbio. Quello non ve lo dico quello. No, non lo dice. No, quello della rabbia non ve lo faccio mettere con il fioretto perché tanto fa dire. No, quello è un discorso. No, vabbè, non è proprio rabbia. Vabbè, quello che è, però parliamo della rabbia. Siccome quello è un discorso di base che caratterizza tanti ed è collegato al discorso della trasmutazione di prima, e non dire che lo prendete come fioretto, sì, lo potete fare, ma tanto ci casca. Quindi non vi do più, perché serve. Quindi sì. Scusa, il fioretto può anche essere non perdere una cattiva abitudine ma iniziarne una buona. Certo. Tipo tutte le mattine mi sveglio alle 7 e faccio un'ora di camminata. Faccio un'ora di yoga. Ok, 7 e 6. No, guarda, Berta, un'ora potrebbe essere tanto, dopo caschi. Mezz'ora. Fa mezz'ora. Mezz'ora. Alle 7? Esatto, per 49 giorni. No, l'orario dove scegli tu. Fioretto 49 giorni. Sì, perché i numeri hanno un certo peso e il 7 è un ciclo, quindi 6 volte 7 sono 7 giorni. Poi ti svegli alle 7. Esatto, per cui ti svegli alle 7 e mezz'ora per 49 giorni. Vediamo se ci riesci. No, lo fai alle 7. Ah, no, ti svegli alle 7 e mezz'ora. E per 49 giorni. Il tapas funziona così. Se non riesci a farlo, riparti da 1. No, è stato no, sto pensando che non è come Natale, Natale con tutte le. No, questo mi riferivo per il tapas di yoga. Ah, ok. Il lato fioretto è per Natale.
Fino la pasta di yoga è 49 giù. Ah, ok. Invece ho già detto che sei sì. Quello della rabbia è veramente difficile perché una persona deve avere un tanto autocontrollo che poi non si tratta solo di autocontrollo perché chi non la manifesta tendenzialmente la reprime e poi scoppia e quindi non va bene. In realtà quello che uno dovrebbe essere capace di fare è trasmutare. La rabbia, ve l'ho ripetuta, è un'energia molto forte, latente, dovuta a stati di frustrazione che derivano da ferite del passato e quindi riuscire a trasmutarla serve un lavoro profondo su se stessi, perché se invece di trasmutarla riprimete, poi ci state male, peggio, quindi questo è un lavoro lungo, proprio di cambiamento di se stessi, di riuscire a cambiare queste energie in frequenze più elevate. Il consiglio che posso dare chi vuole cimentarsi con la rabbia, ma non è questa la situazione, parlo a lungo termine, quando ci sono situazioni di rabbia, la cosa che aiuta di più a trasmutare è la compassione e l'affettività per l'altra persona, anche perché di solito le persone che più ci vanno arrabbiate sono quelle più vicine. Quindi in quel momento, per non reprimere, per non manifestare rabbia, bisogna agire sul cuore. C'è compassione? Compassione, compassione, affettività. Ma la rabbia è intesa che non la esprimi, non che non la provi. No, allora, se non la esprimi la stai reprimendo. Quello che dico io, avere una certa padronanza di sé, perché questo ho detto, che poi se uno non la esprime, la reprime e poi sta male, non va bene, perché poi dopo scoppi in altri modi. Per superarla veramente bisogna, come vi dicevo, cambiarla, trasmutarla in un'energia diversa e quindi il modo migliore per farlo è provare compassione e affetto. Però, a parte questo, ognuno adesso si sceglie un proprio fioretto fino a Natale, lei Roberta ce l'ha 49 giorni fino a qui, non finiscono 49 giorni, i giorni te lo segno, mezzo da solo perché sembra troppo. Cominciamo questo dance. Tutto per notare, non è so. La risposta è stata veramente fortissima. Quindi in questo giorno avete iniziato questo fioretto a provare con voi stessi. Certo che se non ci riuscite non è che si deve giustificare, però fatelo seriamente, metteteci impegno, poi se ti capita ti parte uno schiaffo. Uno schiaffo ci può stare. Ci può stare, poi la prossima volta è hai visto mai la battuta? Il telefono azzurro con Ezio Greggio e Nino Frassica. Vabbè, sta Nino Frassica che faceva il genitore di un bambino con la moglie e vabbè, durante la cena quello gli fa rispetti, gli parte uno schiaffo. Allora questo chiama il telefono azzurro e quindi ci va Ezio Greggio con il telefono azzurro e praticamente va là e insegniamo le tecniche per menare al bambino senza lasciare segni. E quindi alla fine finisce che la madre, il padre e il suo greggio tutti e due venivano al bambino. Questo è stato un primo modo educato con gli 90, sì. Quindi, a parte gli scherzi, che servono per alleggerire,
cercate quindi di metterci un po' di impegno, perché quando uno inizia un lavoro su se stesso, molti di voi si prendono la scuola da tanto tempo, la crescita si mostra nel tempo facendo degli step successivi. Perché se non si fanno degli step successivi, quello che all'inizio ci ha dato un certo impulso di crescita e venire alla scuola, poi diventa ripetitivo e la crescita non c'è più. Quindi si entra in una spirale di noia. Quindi è molto importante che in un percorso di autodisciplina, di crescita interiore, ognuno si dia sempre degli obiettivi per l'automiglioramento. Quindi in questi giorni stiamo molto affettivi, anche molto felici fra di noi, molto contenti, evitiamo eccessi e allo stesso tempo cerchiamo di stare centrati e dire di continuo la preghiera del cuore. La preghiera del cuore è la preghiera di Sicasta, controllo un attimo l'orario per poter andare a mangiare. Adesso faccio una domanda. Preghiera di Sicasta deriva dalla parola esilia, che è l'obiettivo di chi realizza questa preghiera. Qui sono persone che la ripetono da tanti anni. Adesso vi faccio una domanda. Che cosa significa esilia? Tipo il raggiungimento esilia della pace. Guardate, di stare collegata all'altro giorno che l'ho detto. Esilia? Esilia. Sì, significa raggiungere la pace del cuore, la pace interiore. Quindi una persona che nel tempo cresce, evolve, da cosa si vede? Che trasmette sempre più questo stato di pace agli altri, capite? Più una persona continua invece con certi tipi di dinamiche, significa che la crescita è rallentata. Più una persona quindi evolve veramente nella conoscenza di sé, più riesce a trasmettere pace a chi gli sta vicino. Poi molte persone che sono brava le trasmette, una persona troppo pacifica gli dà pure fastidio, però è quello. Quindi sono lavori, trasmutazione. Una persona che riesce a trasmutare certe spinte gradualmente diventa sempre, proprio ha un animo sempre più pacifico. E quindi questa è la preghiera del cuore. Se fate la formula breve, Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me, ed è collegata alla respirazione. Signore Gesù Cristo, inspirando, abbi pietà di me, espirando. Se non la volete fare complicata, la ripetete. Se la fate meccanicamente, ha sempre un effetto, ma di livello basso. Se riuscite a starci concentrati mentalmente, mentre la ripetete, l'effetto, lo spostamento dell'energia interiore è molto. Quindi in questi due giorni, tranquillità, affettività, amicizia, ma cerchiamo anche di creare questo stato, di muovere qualcosa interiormente. Perché se no ci siamo fatti tanti giri, un giro come tante altre volte, però non c'è un costrutto interiore. Poi vi renderete conto che la giornata volerà proprio. Lo so che per molti di voi è difficilissimo, se non è impossibile, per amplificare un certo tipo di lavoro, poi se ce la farete di venire a qualche ritiro, perché in un giorno proviamo a dare un minimo di stacco, ma un giorno è veramente poco, capite? Cioè anche in questo posto stacci minimo, decentemente, fa assorbire un po' di energia, che poi qua verranno tanti turisti, quindi forse adesso inverno no, è molto caotico, sempre stare un po' sulla gestione, questo almeno 3-4 giorni. Ok, adesso, perché poi dobbiamo andare a mangiare, facciamo la scrittura con la mano sinistra. Abbiamo il proprio peso là, leggiamo un po' la francese. Chi è veramente Francesco d'Assisi? Cosa rappresenta la sua vita? Cosa dicono i gesti che ha compiuto, le parole che ha pronunciato e scritto?
Nel 1228 è stato proclamato santo da Papa Gregorio IX. Il suo amico Ugolino ripunti i disegni, ma la sua esperienza di Dio in cosa consiste? Francesco è tra i santi della Chiesa Cattolica più noti in tutto il mondo. Il culto di lui è grandissimo. Il pellegrinaggio alla sua tomba ha fatto di Assisi una città santuario e insieme una città imbalsamata dal turismo di massa. E su di lui gli storici hanno scritto migliaia e migliaia di studi. Che senso ha porsi ancora e nuovamente queste domande? Questi interrogativi sono legittimi nella misura in cui si ritenga che la sua figura sia diventata un mito, che si sia costruito su di lui un personaggio inesistente, lo si sia nascosto entro una falsa luce. A me pare che la storiografia abbia operato una radicale falsificazione di Francesco e lo abbia fatto diventare, nei modi più diversi, un neognostico o un postagnostico. Lo storico non può dimenticare il gesto clamoroso del giovane Francesco che si spoglia nudo davanti al popolo di Assisi e al vescovo Guido, restituendo ogni cosa al padre Pietro di Bernardone. Se ci avete presente la scena su molti film, quella era un flash. Se ci avete presente, sapete? Naturalmente, certo. Praticamente, siccome si era messo in dono i soldi del padre, le stoffe del padre, questo l'ha citato in giudizio, ma in realtà non voleva veramente citarlo in giudizio, lo voleva far ritornare, tra virgolette, normale, che si occupasse degli affari di famiglia. E allora, quando stava lì, perché io ti ho dato tutto, di qua, di là, tu hai speso questo, ma devi ritornare, questo gli ha dato pure i vestiti, è rimasto nudo, quindi non c'era più niente. A livello simbolico rappresenta molto di più del gesto di togliersi i vestiti, significa non avere più attaccamenti materiali. Ma la storiografia si è ritrovata nell'incapacità o nell'impossibilità di capire questo amore di Francesco per la povertà. Ha inteso quel gesto come un atto di protesta, un gesto di orobo, vabbè, non mi piace questa operazione. La conversione e il formarsi della regola, capitolo primo. La preghiera davanti al crocifisso è il testo più antico di Francesco, se possibile propone la data al 1206 e riguarda l'inizio del suo rapporto esplicito con Dio. La preghiera viene infatti collocata al tempo del gesto che fonda la sua vita, la rinuncia a ogni bene terreno sulla piazza di Assisi con il denudarsi davanti al popolo alla presenza del vescovo. Significare che la sua nuova vita richiedeva di rinunciare al mondo per abbandonarsi totalmente a Dio e solo a Lui. La conversione. Questa consapevolezza è presente nella preghiera. Francesco si rivolge al crocifisso con i termini che userà più spesso per il Padre Divino, altissimo, glorioso, e si dichiara chiuso nella tenebra del suo cuore, che si è convertito, non guarda più al mondo ma solo a Dio. Ancora non lo conosce e per questo chiede senno e conoscimento. Ancora non sa come mettersi in rapporto con Dio e chiede perciò di avere fede, speranza e carità, le tre virtù che sono un esclusivo dono di Dio. Francesco poteva certamente ricordare le parole di Paolo, queste le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità. Ma esprime questa richiesta con le parole di un commento di Ambrogio alla lettera ai Filippesi. In fede retta, in spe firma, in speranza ferma, in carità perfetta.
ormai entrate nell'uso del linguaggio ecclesiastico. Egli non sa quale strada deve percorrere e chiede perciò a Dio di poter seguire il suo verace comandamento. La preghiera non ha carattere mistico, non nasce dall'amore divino, umano, una preghiera spirituale. Francesco da una parte, Dio dall'altra. Francesco nella tenebra della sua umanità si rivolge a Dio per chiedere il possesso delle virtù divine. Passano alcuni anni, nel 1208 con Francesco ci sono alcuni compagni che vogliono condurre la sua stessa vita, ma il periodo tra il 1205 e il 1208 è decisivo per la sua formazione. Si può pensare che in questi anni egli passi dalla conversione a Dio all'unione con Dio, da una condizione semplicemente spirituale a una condizione propriamente mistica. Questo è un altro discorso che è fondamentale. Chi vuole essere spirituale per vivere veramente la spiritualità non può non essere un mistico. La sua esperienza di Dio nell'intimo di se stesso comincia ora ed egli pare ereditare una mentalità manifestatasi soprattutto nel mondo femminile. Già nel secolo precedente il desiderio di perfezione in Cristo si realizza al di fuori di una regola religiosa e di una vita formalmente monastica. Francesco è un laico che conduce una vita quasi eremitica, ma senza regola, alla ricerca di Dio, non alla ricerca di un ruolo sociale. Solo nel 1209 pare comincia a formarsi in lui un progetto di vita religiosa comune, quando trova attorno a sé alcuni compagni. Così nel 1209 e nel 1210 Francesco va con loro a Roma dal Papa Innocenzo III e ottiene una regola di vita, come egli stesso racconterà nel Testamento. E dopo che il Signore mi ha detto dei frati, nessuno mi mostrava che cosa si dovessi fare, ma l'Altissimo stesso me lo rivelò nel cuore, che io dovessi vivere secondo la forma del Santo Vangelo, e lo feci scrivere in poche e semplici parole, e il Signor Papa me l'approvò. Questa regola ebbe dal Papa un'approvazione verbale, e Francesco ebbe la tonsura, cioè il conferimento degli ordini minori, che gli permetteva la predicazione, almeno quella di argomenti penitenziali, cioè spirituali, e non ancora direttamente dottrinali. Inizia così un'opera di predicazione molto intensa, per lo più itinerante, che tra l'altro genera l'accorrere attorno a Francesco di compagni sempre più numerosi, che vanno costituendosi in un ordine religioso, una fraternità, un ordine di frati con particolare norme di vita. Si sta costruendo su quella prima regola scritta, che come tale non ci è rimasta, una nuova regola, che tenga conto delle condizioni verificatesi dopo il 1210, cioè priva della bolla papale di approvazione, che si conclude nel 1221. Intanto nel 1212 Chiara ha lasciato la casa paterna, ha avvertito in Francesco un esempio che si poteva imitare e seguire. Poco prima di Pasqua la Porziuncola si fa tagliare i capelli e forma con pochissime compagne, dopo alcuni brevi esperienze diverse, una comunità religiosa a San Damiano, la periferia di Assisi. In questo periodo, dal 1208 fino al 1221 circa, mentre si elabora una nuova regola, non ci rimane nessuno scritto di Francesco salvo le poche righe per Chiara. Si può pensare che Francesco fosse totalmente occupato nella predicazione diretta al popolo e nell'organizzazione dei frati che sempre più numerosi volevano seguirlo. La forma Juventus Santa Clara, probabilmente del 1212, rispecchia forse la prima occasione che l'ha obbligato a scrivere e ritirarsi di Chiara in monastero. Anche rispetto alla preghiera, la brevissima forma è un testo mistico con un linguaggio già quasi pienamente formato. Rivolgendosi non a Chiara, ma alle donne che con lei hanno scelto una vita monastica, egli le qualifica secondo gli attributi trinitari. Voi siete diventate figlie del Padre e spose dello Spirito Santo e volete vivere secondo la vita del Verbo fatto carne. Non è una formula trinitaria perfetta. Francesco ne creerà o adotterà molte in seguito, ma è sintomatica della sua condizione nel 1212.
perché molti di voi non sapevano neanche che qui aveva preso le stigmate. C'era qualcosa di ferito qui. La forma per Chiara non era una regola, qualche studioso l'ha sostenuto, ma era forse, come Francesco qui afferma, solo una definizione augurale con l'assicurazione delle donne della sua assistenza. Una vera regola è invece quella che si è data nel 1221, anno che segna la fine di un percorso che si può immaginare avviato poco dopo il viaggio a Roma. La regola prima rappresenta un momento altamente creativo, poiché Francesco ha saputo compiere una straordinaria miscela giuridico-mistica, sia pure con l'aiuto di altri frati. Francesco e i suoi compagni, che avevano deciso di vivere secondo il Vangelo di Cristo, di seguire le sue orme, avendo proposto la regola Innocente III, si erano costituiti come un gruppo religioso, non solo di fatto ma anche di diritto. Il successo del gruppo, soprattutto e innanzitutto di Francesco, fu enorme. In quei 10-12 anni il loro messaggio aveva avuto un eco straordinario. Altri gruppi si erano formati in Italia e in altri paesi d'Europa. Quella fraternità di pochi era presto diventata una religione di moltissimi, un vero e proprio ordine religioso. Alla crescita vertiginosa non poteva bastare la regola del 1209-1210, ma è singolare che Francesco non abbia voluto accettare una delle regole esistenti, neppure quella di San Benedetto, che era la più nota, e ne abbia voluto scrivere una nuova che tenesse conto della sua concezione della vita religiosa e dell'esperienza spirituale sua e dei suoi frati. Con questo atto egli si pone di per sé come un riformatore del monachesimo. Dal 1213, non peraltro più possibile sottoporre l'approvazione della Curia Romana regole monastiche, poiché il quarto concilio del Laterano indetto da Innocenzo III lo aveva vietato. Ma Francesco si appellò alla regola del 1209 e su quella base ne scrisse un'altra che potesse continuare la prima per venire poi nuovamente sottoposta all'approvazione papale. Questa è la regola senza bolle, un testo in apparenza composito e invece una sua fondamentale fisionomia unitaria. L'unità sta nel fatto che Francesco ha voluto inserire la normativa per i suoi frati all'interno di una spiritualità rivolta a tutti i cristiani. I frati, un gruppo di punta, di una perfezione richiesta a ogni cristiano. Nonostante ciò, un non compiuto rigore di contenuto e di forma è rimasto nel testo della regola conseguente del lungo processo di formazione delle norme. Dopo i convincenti studi di Flutte è chiaro che questa regola non fu scritta di getto, ma venne a più riprese rielaborata, completata e corretta, sino alla Pentecoste del 1221, quando venne approvata nel capitolo generale dell'ordine. Ma manca una conferma persuasiva e quando Flutte dichiara un certo numero di indizi consente di affermare che nel 1215 Innocenzo III ha approvato il nuovo ordine e la sua regola, così quando nel 1219 i frati giungono a Parigi portando con sé una regola, Onorio III, consultato dalle autorità ecclesiastiche, risponde che questa regola è approvata. L'obbedienza. Questa suddivisione tematica si può agevolmente verificare sul testo così come a noi pervenuto. Il capitolo 2 riguarda la missione dei frati nell'ordine, loro abbandonare ogni bene mondano e poi l'anno di probandato, le vesti che ognuno saranno concesse. A queste condizioni il frate recipiatur at obedientiam, mentre coloro che promiserunt obedientum devono conseguentemente sottostare al regime di preghiera e digiuno e accettare un sistema di rapporti con i loro ministri, a questi frati dirigere obbedientiam. La necessaria obbedienza è precisata nel capitolo 5, dove i vari modi di vivere vengono esaminati di fronte alle mancanze e ai peccati sia dei frati sia dei ministri. Il capitolo si chiude con l'avvertimento terribile: i frati che devieranno dall'obbedienza sappiano il suo operato, non avendo altri superiori sopra di sé.
In questa regola l'obbedienza è diversamente concepita, perché il ministro non ha poteri assoluti sui frati. Quando chiedesse comportamenti contrari al... Perché la carne non serve a nessuno, né bambini né persone anziane. Si deve eliminare per mille ragioni, perché è un costo enorme per l'ambiente. Un chilo di carne dietro le spalle ha 15.000 litri d'acqua. E poi perché è una tortura ingiustificata agli animali. E le persone che escludono invece il latte e le uova dalla loro alimentazione fanno bene o male? No, non fanno male, è un pochino più complesso, perché mangiare solo vegano c'è più difficoltà, bisogna trovare, andare in certi negozi e trovare cose che non abbiano neanche una piccola quantità di latte o di burro, eccetera. Quindi, però male non fa. Lei cosa mangia? Vegetariano, moltissimo, poi mangio anche uova, anche un po' di formaggio, molti spaghetti al pomodoro, pizze, dolci, cioccolato, io mangio benissimo. Questa è da Umberto Veronese. Cercare di stare attenti, perché sto caso è veramente bellissimo. E accogliere la vita divina in cui consiste la povertà. Espropriazione di sé significa annullamento del... Come diceva lei, carta canta, se uno te lo ripeto, perché pure tu frequenti le parrocchie. No, perché è importante, questo è un libro francescano, praticamente dice quello che abbiamo letto ieri sera, non si può amare come Dio se non si diventa Dio. Perché potenzialmente, come Cristo, Gesù è diventato Dio, perché ha annullato l'ego, tutti abbiamo la possibilità di raggiungere quello stato di coscienza gradualmente annullando l'ego. Se si toglie l'ego siamo Dio, cioè non si scappa da questo, è l'ego che crea separazione dal tutto, che è Dio. Noi facciamo parte del tutto in ogni caso, è solo l'idea separativa dell'ego che non ci permette di vivere quello stato di coscienza. E quindi, come diceva Buongiorno, la prima volta che la scuola è così mi fa dire. In questo senso, la carità è il fondamento mistico di quelle... In questo senso, la carità è il fondamento mistico di quelle espropriazioni di sé che permette di accogliere la vita divina in cui consiste la povertà. Francesco ha trattato diffusamente dell'obbedienza e della povertà. Alla castità dedica poche e severissime righe, nessun rapporto con le donne. Quei frati che sono anche preti, parlino con loro onestamente e diano loro consigli spirituali. I frati non possono accogliere una donna, vabbè, questa cosa dopo è troppo eccessiva. La predicazione. Gli ultimi quattro capitoli sono dedicati alla predicazione. I tre impegni all'obbedienza, alla povertà,
formano infatti il frate anche in vista della sua missione, che è quella di evangelizzare il popolo cristiano e anche gli infedeli. Quest'ultimi capitoli iniziano con le parole quando i frati vanno per il mondo, perché andare per il mondo è il loro compito abituale e primario, che la regola appunto prevede. E qui c'è una differenza fondamentale tra il cristianesimo e l'approccio dei monaci orientali. Parlo di quelli illuminati, liberati, che mentre il cristianesimo dice ci deve essere la predicazione, quindi l'evangelizzazione, i liberati dicono che nel momento in cui mi libero io sto già trasformando le persone che stanno vicino a me, quindi non servono neanche tante parole. Quindi lo scopo primario di ogni persona è raggiungere lo stato di liberazione. Nel momento in cui raggiunge lo stato di liberazione sta diffondendo quello stato di coscienza e sta cambiando le coscienze degli altri. Dicevi Alessandro? Stavo sentendo un giorno Radio Maria, c'era una suora che diceva non è tanto la predicazione quanto dare l'esempio. Quindi in realtà qualcuno insomma interpreta anche in maniera meno invadente in un certo senso, no? Perché comunque l'esempio si può dare ovunque, come si trova, non è tanto stare a dire, fare. Certo. Però tra quello che ti dico io e quello che stai dicendo tu, cioè l'esempio è una via di mezzo. Cioè, capito? Sì, comunque più della predicazione, ma questo in ogni caso vale l'esempio. Perché, cioè, capito? Hai fatto una scelta vegetariana, se moglie rimaniamo il tonno, mi diceva che cavolo stai a dire. È quello, cioè l'esempio è quello che arriva di più della predicazione. Invece lì, per esempio, c'è l'esempio di Ramana Maharshi, che quello diceva tre parole all'anno. Cioè quello stava là, si faceva la passeggiatella, accarezzava la mucca, ogni tanto si leggeva il giornale, gli facevano delle domande, 3-4 parole. Però come entravi lì, ci entravi in contatto, ti cambiava automaticamente lo stato di coscienza, perché era completamente nell'uno. Però era solo per spiegare com'è l'approccio, quindi il compito principale di un essere umano che vuole evolvere è raggiungere lo stato di coscienza di Dio gradualmente annullando l'ego. E qua c'è un aspetto fondamentale che viene poi fatto l'esempio di Sabrina. A parte questo, no, è quello che volevo dire, è che o gradualmente l'ego lo ammorbidite e gli togliete forza, o come passano gli anni, i paletti che l'ego mette diventano sempre più rigidi e più soffocanti. E la maggior parte delle persone anziane diventano proprio cattive, perché se non sciogli quella parte egoica, più il corpo diventa sofferente, più la vita arriva al termine, più quella gabbia diventa stretta, quindi la sofferenza dell'anima diventa immensa e le persone scaricano su chi ci hanno vicino. Quindi sto passaggio, più si fa da giovane meglio, perché cioè abbiamo sempre l'eccezione di Immacolata, no, è vero, lei è molto flessibile, cioè c'è i suoi punti dove bisogna toccarla a contatto, però giusto Immacolata? Giustissimo. Però lei è flessibile. Voi capite che se invece uno mi rigidisco di qua, di là, zona comfort, non ti sopporto perché di qua, di là, alla fine non sopporti più nessuno, arrivi a 70-80 anni, cioè, ti manca il fiato, per quando soffri. Cioè, l'ego va ammorbidito costantemente, appena uno inizia ad avere certe informazioni. Perché no, se... anche rendersi conto, perché molti... Certo, è quello, perché se non,
stai in un posto come questo, in un posto che ti fa capire certe cose, la società ti spinge proprio nell'iperbole della realizzazione egoica e consumistica, neanche ti rendi conto. Quindi ogni piccolo passo che fate attraverso, chiamiamo, la flessibilità, l'armonia e l'equilibrio, è una mazzata all'ego, perché l'ego quello che meno sopporta è l'armonia e l'equilibrio. L'ego vuole i botti, perché l'ego si nutre degli eccessi, capite? La mia la rabbia, e magna. Poi dopo un po' la depressione, e magna. Cioè, capito? L'ego si nutre degli eccessi. Nel punto di equilibrio, nel punto di osservazione, nell'armonia, l'ego inizia a morire di fame. Perché gli eccessi danno emozioni forti, quindi si spinge una grande quantità di energia, e quello si abbotta. Francesco riporta solo frasi evangeliche quando ordina che i frati non portino con sé nulla per il viaggio, né sacco né bisaccia, né pane né denari né pastore. E in ogni casa nella quale entreranno dicano innanzitutto pace a questa casa e rimangano in questa casa mangiando e bevendo quello che loro hanno. Com'è nella scrittura scelta per la regola, Francesco caratterizza il compito particolare che distingue i frati dagli altri cristiani con una norma a cui invece tutti i cristiani sono tenuti a ricorrere ancora una volta al discorso della montagna, facendone una sintesi e non aggiungendo una sola parola. Non facciamo resistenza al malvagio, a chi percuoterà loro una guancia, offrano anche l'altra. E a chi gli porta via il mantello non impediscano di prendere anche la tonaca. E questo è il discorso, è sempre tua, ma è marca miseria. Anna piace dormire. Vedete qua, c'è un'altra cosa che poi i cristiani non la applicano, che tendenzialmente è quello, no? Il male, il diavolo, ti faccio la guerra. Più fai così, più in realtà lo opprimi, più quello prende forza. La dolcezza scioglie. Capite? Questo vi sta dicendo. Perché non ti pia? Capito? C'hai degli attacchi, le persone ti attaccano, tu rimani sul dolce, la cosa ti attraversa. Se gli fai resistenza, si entra in una spirale che non finisce più. Poi dopo, se quello non lo vuole capire, diventa pesante, semplicemente uno se ne va, mette le distanze, ma non deve scatenare la reazione violenta, perché la reazione violenta rigenera sempre un'altra reazione violenta, perché anche se l'altra persona la sottometti solo per paura, e alla prima occasione ti salta addosso. Non aspetta altro. Certo. Si donino a chiunque lo chieda e non pretendano di avere le cose che fossero loro tolte. È la richiesta di fidarsi, di abbandonarsi solo a Dio, nella consapevolezza che ogni momento della vita e della storia è da Dio governato e condotto al vero bene del credente. In questa prospettiva, oltre a chiedere ai frati di non servirsi del cavallo per i loro spostamenti, ma con l'eccezione anche qui per gli ammalati e per i casi di necessità, Francesco precisa i modi di evangelizzare i saraceni e altri infedeli e più in generale presso il popolo cristiano. La missione verso gli infedeli è posta sotto il segno del martirio. Vabbè, qui poi si va molto oltre. Ok. Se siamo arrivati poi alle 8 facciamo la colazione, dalle 9 bisogna lasciare. Consacriamo a Dio Padre, in maniera incondizionata, i frutti delle azioni di questo nuovo giorno.
Padre nostro, Padre nostro, Padre nostro che sei nei cieli, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia santificato il tuo nome, venga eternamente il tuo regno, venga eternamente il tuo regno, sia fatta qui ed ora la tua volontà, sia fatta qui ed ora la tua volontà, come in cielo così in terra, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti noi i nostri debiti, rimetti noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Consacriamo a Dio Padre, con devozione e umiltà, i frutti delle azioni di questo nuovo giorno. Va bene, prendiamo il quaderno.
i beni che il Signore vi mostra, che non dà manifestandovi agli uomini in vista di una ricompensa, poiché lo stesso Altissimo manifesterà le sue opere a chi ciò gli piacerà, e ad un servo che custodisce nel suo cuore i segreti del Signore. Dalla vita prima di Tommaso da Celano. La gente accorse in massa, glorificando Dio, ma i figli si dolevano per essere stati privati di un tale padre e sfogavano con lacrime e sospiri il dolore del loro cuore. Pure un'inespicabile gioia temperava la loro mestizia e la novità del miracolo riempiva le loro menti di straordinario stupore. Così il lutto si cambiò in cantico e il pianto in giubilo. Infatti mai avevano udito né letto in alcuna scrittura quello che ora vedevano con i loro occhi, e a stento ci avrebbero creduto se non ne avessero avuto davanti una prova così evidente. Veramente in San Francesco appariva l'immagine della croce e della passione dell'agnello immacolato che lavò i peccati del mondo. Sembrava appena deposto dalla croce, con le mani e i piedi trafitti dai chiodi e il lato destro come ferito dalla lancia. Vedevano ancora la sua carne, che prima era bruna, risplendere ora di un bel candore, una bellezza che comprovava in lui il premio della beata risurrezione. Mentre gli splendeva davanti a tutti per sì meravigliosa bellezza e la sua carne si faceva sempre più diafana, era meraviglioso scorgere al centro delle mani e dei piedi non i fiori dei chiodi, ma i chiodi medesimi, formati di carne dal colore bruno del ferro e il costato imporporato di sangue. Allaude di Cristo. Amen. Facciamo nostre le parole che San Giovanni Paolo II qui a Laverna disse nella sua omelia. Ecco, veniamo a te, o Francesco, stigmatizzato della Verna, in questo luogo che ti fu caro. Veniamo a te per confermarci ancora una volta nella convinzione che l'amore è più grande di ogni forza negativa, convinti che solo l'amore può salvare dal fallimento l'umanità e il mondo. Quel mondo da cui l'uomo è assediato e minacciato in vari modi. Ti salutiamo, stigmatizzato della Verna, ti saluta la Chiesa, l'intera famiglia umana, e ti preghiamo, poverello di Assisi, fortifica il santuario anche ai nostri giorni, fortifica la Chiesa. Amen. Christe le audino, Christe exaudino,
Christe exaudi nos, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, Santa Trinità sumus Deus, miserere nobis, Santa Maria, ora pro nobis, 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 ora pro nobilis, 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 ora pro nobilis. Liberamus omine,
Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga verso di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Diamo grazie a Dio. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina dell'Amore, prega per noi. Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.
liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.